28 luglio 2012, siamo alla seconda giornata del Comitato Nazionale di Radicali Italiani in compagnia di Andrea Granata, membro del Comitato, in una postazione piuttosto inusuale sulle scale di Torre Argentina, perché era occupata la postazione di Liberi.tv, chiamiamola postazione. E Andrea, ci vuoi anticipare, diciamo, gli argomenti del tuo intervento? Sì, dunque, io proverò a trattare due temi tra di loro abbastanza distanti. Il primo è relativo all'amnistia e il secondo all'aspetto di cui mi occupo insieme a Federico in questi ultimi tempi in maniera più intensa, il fenomeno delle società partecipate con i riflessi che si sono verificati in esito alla sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto incostituzionale l'articolo 4 del decreto legge 138, cioè la legge che disciplinava l'aspetto delle liberalizzazioni disciplinato dal governo Berlusconi e poi con alcuni emendamenti del governo Monti. Per quello che riguarda l'amnistia, io proverò a sollevare una serie di domande, ovvero posto che concordo sulla necessità assoluta di un provvedimento di amnistia, posto che probabilmente quei dati relativamente alle risorse che verranno liberate, anche il processo civile e quindi con un complessivo alleggerimento della macchina della giustizia corrispondono a realtà, io mi chiedo se in questa occasione non sia il caso di affrontare anche altri temi che sono quelli che hanno condotto la giustizia alla situazione di non giustizia nella quale si trova ad oggi. Per cui io mi auguro che finalmente questo intervento da parte di costituzionalisti, da parte di quella che è l'intelligenza, di quella che è l'accademia, che finalmente è entrata nel dibattito politico dicendo delle cose ben precise a proposito dell'amnistia, si possa estendere anche ad altri temi. Per cui mi piacerebbe che questa fosse l'occasione per parlare del fenomeno giustizia e per parlare di cose come l'obbligatorietà dell'azione penale, che così come oggi non è altro che un facciamo come ci pare da parte del magistrato ed è una copertura di legittimità che viene data a cosiddetti teoremi. Mi piacerebbe che si iniziasse a porre un problema che è quello della, che secondo mio parere è il vero dramma di questo paese, del totale scollamento che oggi esiste e purtroppo non solo da oggi, tra la legge scritta e la società che da quella legge scritta dovrebbe essere modificata, governata, amministrata. In una parola, la totale mancanza di effettività. Oggi purtroppo le leggi nascono, e ripeto non solo da oggi, con la certezza che queste non saranno applicabili. E io credo che questa dell'amnistia, questa dell'amnistia sia l'occasione per arricchire il dibattito che purtroppo siamo solo noi radicali a portare avanti su quella che è la condizione della giustizia, che ripeto è una situazione di assoluta, un assoluto disfacimento che io temo, una volta ottenuta l'amnistia, nel giro di qualche anno, se non si mette le mani su ulteriori aspetti strutturali, temo, e soprattutto se non iniziamo a porci il problema della effettività, cioè del riconoscimento che le leggi hanno sulla società che dovrebbero regolare, temo che il problema tra qualche anno, potremo scommettere quanti, si potrebbe riproporre. Parlerò anche nel mio intervento dell'aspetto delle partecipazioni, in particolare di quelli che sono gli effetti del referendum, perché qui lo anticipo, faremo una proposta, una mozione particolare, lanceremo un'iniziativa che è immediata conseguenza dell'abrogazione, della dichiarazione di incostituzionalità della norma sulle liberalizzazioni. Questa norma sulle liberalizzazioni prevedeva una serie di statuizioni, una serie di norme. Tra queste norme ve ne erano alcune sulle cosiddette incompatibilità che erano state pensate per separare in maniera effettiva o tentare di farlo la funzione di gestione diretta delle aziende da quella di controllo.
per cui erano norme che non avevano detto semplicemente la politica è brutta e cattiva, per questo io gli impedisco di fare determinate cose, ma avevano fatto una cosa che in Italia, diciamo, purtroppo non capita spesso, cioè ho osservato che la commistione tra gestione della società e politica aveva un effetto distorsivo sulla concorrenza. Per questo aveva sanzionato alcune forme di commistione. C'erano alcune che riguardano i commissari delle gare che non potevano essere funzionari, e c'era una clamorosa per cui chi era stato condannato per un atto illegittimo, passato in giudicato, sentenza non sospesa, non poteva essere membro delle commissioni di gara. Adesso, venuto meno questo regime dell'incompatibilità, tutto ciò sarà di nuovo possibile. Ecco, noi abbiamo preparato una mozione nella quale chiediamo a tutti i presidenti dei consigli comunali d'Italia di mettere all'ordine del giorno una delibera con la quale, fissando i criteri per la nomina degli amministratori, riadottino, potendolo fare nel proprio comune, tutti i criteri di incompatibilità che sono stati travolti dalla sentenza della Corte Costituzionale. E chiediamo anche che nel frattempo non provvedano a nomine non tenendo conto di quelle che sono le incompatibilità venute fuori, espunte, cassate dalla sentenza della Corte Costituzionale. Spero di riuscire a dire tutte queste cose durante l'intervento e vi saluto. Grazie Andrea Granata, gli diamo appuntamento su liberi.tv. Grazie.